cerimonia composta, asciutta, misurata, in una mattinata densa di tante emozioni e sentimenti contrastanti, quella dell'ultimo saluto ai coniugi Fraticelli, stamattina in una chiesa Santa Croce a Calcinelli, stracolma di amici, conoscenti, concittadini, tra cui il neosindaco Stefano Guzzi ed il comandante dei Carabinieri di Saltara, Antonello Pannaccio, oltre a tantissimi fanesi. Una chiesa incapace di contenere le tante persone che hanno voluto essere vicini alla famiglia e ai tre figli di Remo e Adriana Fraticelli, Roberto, Paola e Massimo, tragicamente deceduti in quel fatale incidente la sera dell'8 luglio, appena partiti dall'azienda di famiglia. Uniti quel giorno, nella sorte come nella vita e come oggi in chiesa, appaiati nei due feretri sotto gli occhi di tutti, esempio nella vita come nella morte. Composto e misurato anche Don Giuseppe Monaco nel celebrare il rito funebre assieme a Don Vincenzo Solazzi di Fano 2, particolarmente legato ai coniugi Fraticelli, quasi a far da contraltare alla compostezza e al dignitoso dolore dei figli che ha colpito tutti i presenti. Se facciamo convivere la parola del Signore dentro di noi, anche una morte così, come quella di Loris e Adriana, trova il suo senso, dice il sacerdote nella scarna omelia. La memoria, l'affetto per loro continua, sono dentro di ognuno di noi qui presenti, ma solo con l'aiuto del Signore possiamo trovare una risposta. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi, rivolgendosi ai familiari, il sacerdote li incita a perpetrare la loro memoria di coniugi, di famiglia, di genitori, con lo stesso spirito e amore con cui Loris e Adriana ci hanno voluto bene. Poi la cerimonia è scivolata via nel silenzio e nel dolore raccolto di tutti, fino all'uscita dei feretri sul sagrato della chiesa, dove tra le tante persone in attesa un brusio sommesso, come un racconto fatto da una voce fuori campo che ripercorre con i se, i ma, i forse, i chissà, tutta la tragica vicenda da quel sabato ad oggi. Dopo il rito funebre, il corteo è partito verso il cimitero di Monte Maggiore al Metauro, dove Adriana e Loris sono stati sepolti nella cappella di famiglia.